Mi chiamo Filippo Turrini, ho 33 anni, lavoro all'ospedale San Raffaele da 5 anni. Sono nato a Bologna, non sono di Milano, ho studiato a Bologna, ho fatto l'università lì, ho fatto biologia, scienze biologiche, a dire la verità, e poi per la laurea triennale e poi dopo la laurea specialistica l'ho fatta in biotecnologie animali, sempre all'università di Bologna, ma nella facoltà di veterinaria, quindi un po' fuori città, in mezzo ai campi e con le stalle, con le vacche, i maiali, eccetera. Mi sono sempre piaciuti i virus fin da piccolo e uno dei miei sogni era proprio quello di studiare, di fare il virologo, di studiare i virus e di fare ricerca. In alternativa ho sempre pensato di fare il giornalista. Una volta che ho finito il liceo, in realtà mi avevano detto perché non fai il giornalista scientifico, però al momento, quando si è trattato di scegliere, ho detto no, dai, forse la ricerca potrebbe interessarmi di più. Per fare ricerca ci vuole tanta passione, su questo non c'è alcun dubbio. Quindi chi vuole intraprendere un percorso di ricerca, secondo me, deve pensare di studiare quello che gli piace. Solamente studiando quello che gli piace, secondo me può riuscire a fare ricerca con una motivazione sincera, perché certo nella vita come nell'università, anche durante il percorso di studi, uno si troverà sempre a studiare delle cose che non gli fanno impazzire. Però bisogna sempre cercare di trovare la motivazione giusta e la chiave giusta di lettura per il proprio lavoro ed è importante per la ricerca perché fare ricerca significa essere curiosi e avere sempre voglia di scoprire qualcosa di nuovo e di andare sempre oltre quello che si sa già. E per avere la voglia di scoprire qualcosa di nuovo devi essere interessato a quello che stai studiando. Per i ricercatori è importante incontrare i ragazzi perché noi ricercatori siamo abituati a rivolgerci purtroppo a un pubblico di ricercatori. E quando scambiamo le nostre informazioni lo facciamo a congressi scientifici per la maggior parte dei casi e molto poco secondo me si fa divulgazione al grande pubblico e il grande pubblico però include anche ragazzi perché insomma innanzitutto sono loro che devono essere informati su che cioè devono incominciare fin da piccoli a capire che cos'è la scienza e perché è importante nella vita di tutti i giorni. Per cui è importante che noi ricercatori ci rivolgiamo ai ragazzi e impariamo a rivolgerci ai ragazzi perché secondo me la scienza trova un suo perché nella società se è in grado di comunicare i propri risultati anche a chi non mastica scienza. Per fare questo chiaramente ci vuole un'educazione scientifica, un'alfabetizzazione scientifica che può partire soltanto dalla scuola.